Ciao a tutti da Piero86, eccoci di nuovo qua con un nuovo appuntamento con la campagna molto difficile col clan Nojo. Auguro a tutti una buona visione e iniziamo. Ovviamente. Tanto io sempre così, ogni volta che trovo qualcosa, un accordo commerciale, poi dopo 2 secondi subito mi vado a rompere le balle a qualche clan. Allora. Lo provo a sabotarglielo. Ok, l'esercito. Vediamo se ninja mi sale di livello, quanto manca, no, forse. Andiamo a provare ad attaccarglielo. Non puoi corrompere niente, tu tanto vai a vedere un po' cosa succede. Stanno arrivando altre truppe. Allora, quindi di qua adesso sto andando avanti con l'offensiva. Lì c'ho già 2 truppe che tanto non mi servono. Beh, tanto che poi dovrò farmi una flotta, quindi. Qui c'è una truppa per cercare di tenere buono questo, diciamo, postamento. Qui invece c'ho sto ninja che adesso me lo mando qui dagli qui che farò un po' di esperienza. Posso assassinare qua? Assassino. Faccio esperienza intanto. Bersaglio giustiziato. Qui stanno facendo una manbassa di truppe, questi dello shogunato. Niente, adesso vediamo qui i satomi cosa fanno. Quindi passiamo il turno. Qui come siamo messi con il... ma tra il, al prossimo c'ho anche più 10 relazioni diplomatiche, più 1 l'onore del Dynamo. Dovrebbe essere perfetto. Sono morti troppi uomini coraggiosi. È il momento di negoziare il cessate il fuoco. Ah va bene, tanto io non ce la voglio venire solo a prendervi, quindi. Va bene, io non mi tolgo un nemico, c'è solo il Satomi. Le nostre discussioni. Però non osate tradirmi perché vi inculco. C'hanno tutti arcieri questi. Però adesso rinuncio un attimo. Devo organizzare meglio. Allora. Come posso sbaragliare sti rompi balle? Sabotare l'esercito non posso. Assassinare? Ci posso provare. Ma vai, bersaglio giustiziato. Ok, non me lo segno. Ah beh, sono le stelline. Le armi d'assedio comunque non servono tanto se... Mettimelo qua. Torniamo un attimo dentro, facciamo prima, dai. Tanto adesso aspettiamo di vedere che mosse fa. Qui invece come siamo messi? Qui c'è una truppa inutile dentro, vero? Sì.
Così mi servono soldi. Cerchiamo di capire un po' come si è messi qua. Questo lo posso lasciare libero comunque. Meno 3, prossimo giro meno 2. Facciamoci una Shigaru qua. Ok. Che adesso mando in supporto l'esercito qua giù. E basta, adesso vince la guerra contro Satomi. Poi dopo andare contro i Takeda. Allora, scontento in crescita. Dove? Qua. No, no, generale niente, sto buono. Meno uno. Ma il prossimo turno sono già a posto. E siamo a 3. Faccio così, così aumento gli introiti. Al prossimo turno sono già a posto. Qui per adesso mi basta tenerlo qua. Dopo recluto. Tu continua a venire qui. E questi stanno truppando come dei dannati. No, no, ma mantengo la sedia. Ok, vediamo un po' cosa succede. Vabbè, proviamoci. Non è detto che perda. Se vinco, Satomi su miei. E saltiamo il discorso. Allora, adesso qui mi devo mettere intelligentemente. Allora. Linea di arcieri. Bella larga. Poi metto Yashigaru davanti. Poi le katane me le metto invece due qui ai lati. Che aggiro almeno. E due lati di qua. In generale me lo metto qui. Ok, ma qui ci dovremmo essere. Ok, vediamo un po' cosa succede. Attenzione, sono arrivati dei rinforzi per il nemico, mio signore. Thank you.
Ed è che il generale sta già andando via. Dai. Stanno avanzando di arcieri, ma lo stesso. Datevi. E vai. Dai, chiamata raccolta, veloce. Soffertissima sta partita. E vai. So che ho ribaltato la situazione. Circa, penso. Dai. Dai che li sto aprendo. Beh, io addirittura non ho perso nessuna truppa, loro nel senso unità. Sono abbastanza messo male, ho avuto delle perdite anch'io, però avevo 800 uomini in meno e ne ho ammazzati 600 in più di loro. Per cui non è andata male. Ok, per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, votate, commentate, se vi è piaciuto un bel pollice in su non guasta mai. Grazie dell'attenzione e alla prossima, ciao a tutti!